Allora, settimana scorsa è uscito questo ultimo nostro libro, no, presso la casa editrice Apollo, che è di Cosenza. E un libro che, il cui tema ci affascina molto, no? Anche perché è un tema che affascinava anche i mistici. L'incontro di Gesù con la Samaritana, quindi intitolato Il Cristo e la Samaritana. Ci sono anche quattro dipinti che poi spiegherà Martina. Questo libro ha una caratteristica, cioè anzitutto non è un libretto, non è un opuscolo, ma sono 240 pagine. Come l'ho impostato? Cioè, ci sono delle pagine che ho tolto dal commento di Sant'Agostino al Vangelo di Giovanni. Ma soprattutto io faccio delle riflessioni su un testo che è noto, almeno per chi conosce Don Primo Mazzolari, intitolato proprio La Samaritana, che è uscito a metà maggio, mi pare il 15 maggio esattamente, del 1944, quindi circa 80 anni fa, no? Questo per dire come, anche se è stato scritto 80 anni fa, è sempre attuale. Però è chiaro che Don Mazzolari, nonostante quelle che dicono, magari citano tutti Don Mazzolari, non è facile certe volte da cogliere subito, perché non ha un linguaggio immediato. Certe volte non dico che è involuto, ma ha un suo modo di commentare, di riflettere. Pensiamo anche a tanti altri libri, perché ne ho letti un mucchio, no? Ecco. E è un suo modo che bisogna stare attenti, no? Perché ha delle profondità che però possono anche certe volte sfuggire. E allora ho cercato di prendere come testo questo libro di Don Mazzolari, La Samaritana, e lì rifletterci sopra. Ecco, questa è un po' la caratteristica, no, di questo volume. Beh, dicevo all'inizio che il tema ci affascina, no? Perché l'incontro di Gesù con la Samaritana, che viene citato spesso anche dai mistici medievali, no? Ecco. E sappiamo che San Giovanni è un teologo, come dicono, però secondo me più che teologo è un mistico, no? Ha riletto la vita e possiamo dire soprattutto gli incontri, no, di Gesù Cristo in un certo modo, che è il modo suo, che praticamente è quello mistico. Vabbè. Per cui il nostro invito, poi lasciamo a te la parola, è quello di leggerlo. Perché non si scrive un libro per metterlo nel cassetto, come Martino non fa un dipinto per metterlo sulla parete di casa sua e dice: va bene, sì, d'accordo, però no, si comunica, cioè quello che si ha dentro lo si comunica attraverso dei dipinti, attraverso anche dei libri, no? Per cui la gioia qual è? La nostra gioia, no? È quello di dire, ecco, aver comunicato un messaggio, no, e agli altri che magari chissà, perché anch'io, no, certe volte ho fatto delle scoperte magari tramite una riga, che poi sono andato a vedere il libro, ho comprato il libro, poi un altro libro, perché poi uno tira l'altro, no, ecco, eccetera, per cui si approfondisce, no, un po', ecco, il tema. Ecco, questo è l'invito di dire, beh, insomma, lo si scrive per stampare, e quando è stampato lo si deve poi anche comunicare, venderlo, eccetera, eccetera, no? Ecco, questo è un po' l'intento nostro. E come appunto diceva Don Giorgio, questo libro tra l'altro è stato scritto qualche, non l'altro ieri, qualche tempo fa, poi è stato fermo,
l'abbiamo ripreso, e così anche i quattro dipinti che poi avevamo scelto di mettere per completare questo libro sono stati fatti qualche tempo fa. Infatti, se li riguardo un po', mi sembra che un po' di miglioramento, diciamo, l'abbia fatto. Ma a parte questo, sono stati anche dipinti, ricordo, un po' sofferti, anche perché li avevo fatti al freddo, faceva freddo, quindi sono proprio stati anche uno scavare interiore e andare proprio nel pozzo, nella profondità. Ma questo libro, come per Don Giorgio, il tema proprio della Samaritana, l'incontro di Cristo con la Samaritana, è un qualcosa di talmente elevato e profondo allo stesso tempo che è indescrivibile. E il bello è questo, che ci si eleva e si scende nel profondo allo stesso tempo, quindi sembra un assurdo, ma è realmente così. E l'invito è proprio quello di affacciarsi a questo tema, a questi libri, che comunque Don Giorgio ha una caratteristica di scrivere in modo che passano attraverso, diventano un qualcosa di chiaro, di immediato, e per me merita, perché basta una, come dice anche Don Giorgio, una parola per scaturire dentro, per risvegliare dentro quella scintilla che è nel fondo della nostra anima. E io credo che siamo anche in un periodo in cui abbiamo bisogno sempre più di qualcosa di sostanzioso, di profondo, e di non sempre banalizzare dei temi che non possono essere banalizzati. C'è bisogno veramente di chiarezza, di estrapolare anche dei concetti e poi di scendere un po' più in profondità, perché non possiamo rimanere sempre sul superficiale. E allora vorrei concludere leggendo proprio il libro, perché è bellissimo. Poi secondo me la genialità è questo intrecciarsi tra Sant'Agostino, che era di un periodo, Don Mazzolari, che era di un altro, e il Don Giorgio, che fa queste riflessioni. Ed è proprio un libro in continuo movimento, che più lo si legge più scava dentro e ti fa volare, come inizia proprio dall'Omelia 15 del commento di Sant'Agostino al Vangelo di Giovanni. E leggo solo le prime due. Non suona nuovo alle orecchie della vostra carità il fatto che l'evangelista Giovanni, com'aquila, voli più alto di tutti, elevandosi al di sopra della caligine della terra, fino a fissare fermamente gli occhi nella luce della verità. E quindi io credo che queste parole bastino per spiccare il volo, per prendere il volo e addentrarsi in questo libro, che è qualcosa di veramente unico nel suo genere. E anche importante riprendere un po' questi commenti, anche Sant'Agostino, che ha commentato il Vangelo di Giovanni. C'è bisogno di tutto questo. Ecco, tu sai che poi il simbolo di ogni evangelista ha un simbolo, no? Ecco, il simbolo di San Giovanni è proprio l'aquila, no? Che sfidano quasi la luce del sole, e quindi proprio San Giovanni che ha voluto sfidare, no? Ecco, quasi Dio, ecco, è un'immagine chiaro, è un simbolo proprio per dire come sia arrivato al di sopra di tutto, no? Ecco, e questo è veramente interessante. Poi va bene, non diciamo di più perché altrimenti è inutile, no? Basta leggerlo. Però questo incontro di Gesù con la Samaritana, poi il pozzo, e qui quando si pensa al pozzo si pensa a tante cose, no? E quella volta c'erano i pozzi anche nei nostri piccoli paesi, con l'acqua ci tiravano su, col secchietto. Adesso non c'è più niente, questa vita moderna che ha distrutto. Basta pensare che quando Gesù dice il buon pastore delle pecore,
No, cioè si vedono ogni tanto, quando si vedono la stranezza, ci sono le pecore, andiamo a vedere, perché capita una volta all'anno e chissà quando vedere. Era un'immagine molto... Allora erano quasi direi usuali, no? Ecco il pozzo, la donna che va al pozzo a prendere l'acqua, eccetera, eccetera. No, sono cose che ormai abbiamo perso. Però la simbologia non si può perderla. Bisogna riprenderla ancora, il pozzo, la simbologia è un qualche cosa di stupendo. E va bene, comunque, il nostro invito è questo. Ecco, noi vi offriamo un'opportunità anche di arricchirvi, perché non è tanto perché l'ho scritto io, perché dipende da Fatima Martina. C'è tanto materiale che di un santo, uno dei più grandi santi, Sant'Agostino, e poi di un grande prete che si chiama Don Primo Mazzolari. Va bene.